Ragazzi, bentornati sul mio canale. Allora, mi scuso un pochino dell'assenza, ma purtroppo ho il libro di cui parlo sempre nei miei video, adesso vi svelo anche qual è, che è Pedigree, che mi ha tenuto veramente molto impegnata. Non l'ho terminato ancora, eh. Cioè, sono a pagina 326 sulle 550, quindi vabbè, mi mancano 230 pagine, pagina più, pagina meno. È veramente molto corposo e aggiungerei pesante. Vabbè, vi parlerò poi meglio del libro, ovviamente, nel video dedicato a questo. Però ecco, sappiate che è veramente un libro che non mi aspettavo così tanto pesante, soprattutto perché comunque Simenon in genere ha un tipo di scrittura molto più snella e discorsiva, mentre questo qua è proprio più massiccio. Tazza di tè che non può mancare. Bellissima tazza, prima volta che la uso, me l'ha data la mia mamma. Il tè che sto bevendo è dell'Angelica, cannella, cardamomo e zenzero. Una bomba. Bando alle ciance, parliamo del libro invece che appunto ho letto in maniera molto più snella rispetto a quello di Simenon, Pedigree. Questo qua è La ladra di fragole, è l'ultimo libro editato appunto da Joan Harris ed è l'ultimo capitolo anche di Chocolat. Il costo del libro è 19,90 euro e ha 345 pagine. Allora, prima di tutto vi dico che nel libro di presentazione in cui avevo accumulato un po' di libri vi dicevo che questo era il terzo, no, in realtà il quarto, perché c'è Chocolat, che è il primo libro, Le scarpe rosse, che è il mio preferito, che è il secondo, Il giardino delle pesche e questo che è appunto La ladra di fragole, che è il quarto. Il giardino delle pesche e delle rose, è il terzo, e questo appunto è il quarto, La ladra di fragole. Gli ho attribuito 3 stelle e mezzo su 5. Allora, mi è piaciuto, devo dire la verità. Ci ritroviamo in quel paesino della Francia in cui ha deciso di stabilirsi Vian Rocher con la figlia Rosette, figlia che non parla. È una ragazza che definiscono speciale, non per Vienne, che definisce la bambina soltanto con un talento nascosto. Questa ragazza ha 16 anni, mentre Anouk, la primogenita, si è trasferita a 21 anni con il suo fidanzato Jean-Loup a Parigi. Vienne in questo libro, rispetto agli altri, una Vienne l'ho trovata, a parte, molto preoccupata. Sapete che la preoccupazione va a braccetto un po' con l'arrabbiatura e forse anche con l'invidia, nel senso che quando una è preoccupata diventa in automatico triste e quando una diventa triste poi diviene quasi una sorta di cattiveria nei confronti degli altri perché non riesce ad avere quella serenità che gli altri magari apparentemente hanno. Quindi, quando di fronte alla chocolaterie di Vienne si trasferisce Morgan, che è una tutoratrice, lei farà di tutto per ostacolarla. Come sapete, Vienne riesce a leggere il cioccolato, nel cioccolato vede i colori delle persone, in base a chi entra dentro la sua chocolaterie, lei riesce a capire in che stato d'animo sono, riesce a proporgli diversi tipi di cioccolata, di cioccolatini, e sembra che Morgan sia alla stessa stregua di Vienne. Questo vento che soffia molto forte lo riesce a vedere anche Morgan. E non solo, la sua piccola Rosette, questa bambina che comunque ha Bam, che è questa scimmia che lei soltanto e sua mamma vedono, un giorno entrerà appunto in questo negozio di tatuatrice che è di fronte appunto diventerà amica di Morgan. E si accorgerà che anche Morgan attraverso i disegni riesce appunto a descrivere proprio quello che le persone hanno bisogno in quel momento. Quindi quando uno entra nello studio di Morgan viene tatuato in base a quello che ha nell'anima. Diciamo che questa cosa non gli andrà molto bene a Vienne, che cercherà in ogni modo di ostacolarla. Non solo, il fiorista che c'era al posto di Morgan muore e lascia un bosco a Rosette. Rosette è questa ragazzina così strana che comunque nessuno riesce a capire.
La famiglia di Narcisse gli farà una guerra spietata perché arrivò indietro il bosco. Però, appunto, nel testamento ha chiaramente lasciato questo bosco a Rosette, quindi sarà per loro intoccabile. Ha fatto anche una confessione al sacerdote, al cure, appunto, di questo paesino della Francia. Ecco, è un intreccio abbastanza complesso. Vi consiglio, se non li avete letti, gli altri libri, soprattutto partire dal primo, da Chocolat, perché capirete un pochino meglio la storia. Allora, rispetto agli altri, mi è piaciuto, ma l'ho trovato veramente un pochino sopra le righe, questa storia dei tatuaggi. A me piacciono molti i tatuaggi, io ne ho, però secondo me è poco centrato con la stregoneria, che comunque è sempre un argomento che Joan Herry si è bravissima a sfiorare, ovvero sicuramente c'è un elemento magico, appunto queste visioni attraverso la cioccolata, questi colori che emanano dalle persone che questa famiglia vede e che anche quindi Morgan vede. Però col tatuaggio mi è sembrato quasi troppo inverosimile. Una cosa da ricordare di questo libro che mi è piaciuta tantissimo è una frase che alla fine del libro torna, perché gliel'aveva detta inizialmente la mamma di Vienne e lei ogni tanto se la ricorda, ma alla fine del libro torna e capirete anche perché se la leggerete, ed è questa: che i bambini non sono nostri, li prendiamo soltanto, sono rubati, li prendiamo in prestito. Perché poi dobbiamo restituirli al mondo. Ecco, io da mamma la sento tanto questa cosa, nel senso che è vero che abbiamo proprio questa gioia quasi nel perderli. Mi spiego. Quando uno diventa mamma, si accorge che il tempo in realtà corre a una velocità estrema. Corre a questa velocità e quindi ci rendiamo conto che dobbiamo aggrapparci a ogni istante che i nostri figli ci concedono, perché presto torneranno veramente al mondo con delle nuove vesti e quasi senza che noi ce ne siamo accorti, ce ne saremo accorti, saranno diventati grandi. E quindi questa frase un genitore la percepisce ancora di più perché è molto vera. È molto vera e diciamo che l'ha detta proprio in una maniera giusta, concisa, in poche parole, è arrivata all'animo di una mamma, che posso essere io, ma che sicuramente se siete un genitore troverete molto intima. Ecco, questo è quello che vi dovevo dire sul libro, La ladra di fragole. Vi torno a far vedere la copertina che è molto molto bella. Prossima lettura, di sicuro non sarà Pedigree, non troverete Pedigree nel prossimo video. Io credo che mi ci vorrà parecchio ancora per finirlo. Non dico un mese, ma lo sto leggendo veramente col contagocce perché è faticoso. E però sarà un classico. Uno di quei classici che avete visto appunto nel video. Cioè, io veramente a guardare il numero delle pagine che mi mancano sto male fisicamente, però dai ragazzi, ce la posso fare. Leggerò un capitolino per volta, cosa bisogna, cioè, è proprio pesante, cioè, non me lo aspettavo minimamente. Ecco, al momento è tutto, tornerò prestissimo, spero proprio di riuscire a leggere in breve un altro libro perché mi ho fatto aspettare più di una settimana e anch'io onestamente mi mancava leggere un po'. Al momento è tutto, vi saluto ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like e attivate se volete la campanella, così ogni volta che condivido un video vi arriverà la notifica. A presto, buone letture, ciao ragazzi!